Noi vorremmo scoprire l'anima sociale di questo governo. Ci è stato detto che la legge sulla non autosufficienza è una legge di civiltà. Sono 20 anni che ne parliamo, un paese civile dovrebbe sbrigarsi. Chiederemo le nostre proposte se vengono accettate, perché c'è una proposta di legge che per noi va bene e bisogna portarla a compimento. Poi c'è il problema del recupero del potere d'acquisto delle pensioni e noi per i pensionati prevediamo di fare servizio civile anziani attivi. I lavori socialmente utili non possono essere dati ai giovani, si sono trasformati in precarietà e poi loro chiedono la stabilizzazione. Ci sono cose che potrebbero fare i pensionati e su cui dovremmo discutere. E poi ridare potere d'acquisto alle pensioni, perché una pensione di 2 milioni di lire era una signora pensione, una pensione di circa 1000 euro per chi ha un mutuo, per chi ha un figlio che non lavora, è un problema sostenere le famiglie così come i pensionati fanno, fisicamente ed economicamente.